thank you Eleanor Roosevelt è conosciuta negli Stati Uniti e nel mondo per essere una delle first lady più ammirate e, e più amate. Una celebrazione che però non deve farci dimenticare il fatto che Eleanor Roosevelt è stata anche una delle esponenti più significative del liberalismo eh, statunitense, una donna che seppe fondere attivismo politico, sapere istituzionale, statura etica. Non fu una teorica politica, anche se nel corso della sua vita ha pubblicato una serie di pamphlet da It's Up, To the Women del 1933 fino a Tomorrow Is Now, pubblicato postumo nel 1963. La, il suo contributo alla ridefinizione della democrazia in senso più inclusivo e partecipativo si dispiega lungo un percorso politico che eh, si avvia in maniera chiara a partire dalla prima guerra mondiale per arrivare fino alla sua morte avvenuta nel 1962. Eleanor eh, nacque nel 1884, eh, nipote di, di Theodore Roosevelt, uno dei primi presidenti progressisti americani. Apparteneva quindi a una delle famiglie dell'elite statunitense che aveva rapporti con quelle eh, europee. Quindi, una, una giovinezza vissuta in un ambiente cosmopolita e una giovinezza vissuta all'insegna della politica. Educata ad Ainswood in Inghilterra, in una scuola privata dedicata alle eh, ragazze dell'alta dell aristocrazia eh, anglo-americana anglo ed europea, eh, Eleanor fu fortemente influenzata dalla sua, dalla direttrice della scuola Marie Silvestre, una femminista vicina ai circoli radicali inglesi, che voleva incoraggiare nelle studentesse la capacità di acquisire indipendenza, autonomia, senso critico. Eh, ritorna nel 1902 negli Stati Uniti, eh, ma non si eh, adegua agli stili e alle norme della del suo ambiente. Da questo punto di vista lei tiene presente il monito di Marie Suvestre di non lasciarsi intrappolare appunto dai riti e dalle convenzioni della sua classe sociale. Eh, subito dopo il suo arrivo negli Stati Uniti lei comincia a lavorare eh, a Rivington Street, un social settlement situato nell'over east side di New York, uno dei quartieri a più forte densità di immigrazione e comincia a collaborare con le eh, donne, gli attiviste della Consumers League che facevano lavoro di indagine per eh, verificare le condizioni di lavoro, soprattutto delle donne, sia nelle fabbriche, negli, negli ufi, nelle, nei negozi, sia nel lavoro a, a domicilio, eh, con l'idea che eh, la, difendere i consu, consumatori significava non soltanto verificare la salubrità e la sicurezza delle merci, ma verificare anche il modo in cui queste merci venivano, venivano prodotte. Quindi. Verificare il livello di intensità dello sfruttamento della manodopera operaia. Fu soprattutto nel, dopo il 1918 che l'impegno politico di Eleanor Roosevelt comincia a crescere all'interno di quella galassia di associazioni femminili che si battevano a favore dei temi della democrazia, della pace, dei diritti delle donne e della giustizia sociale, dalla League of Women Voters alle. Alla Wims, eh, la Women's Trade Union eh, League, che si occupava appunto dei, dei diritti delle donne lavoratrici, eh, dallo Women's City Club, una un'organizzazione riformista al cui interno c'erano figure come la social worker Lillian Wald e colei che diventerà la prima donna eh, ministro Frances Perkins, fino alle associazioni pacifiste e al sodalizio che eh, ebbe con figure di eh, primo piano come Jane Adams e Carrie Chapman Cat. Eh, Eleanor eh, fu Attiva anche all'interno del Partito Democratico di New York. Inizialmente il suo impegno fu sollecitato dai consiglieri di Franklin Delano Roosevelt quando, nel 1921, Franklin Delano, eh, colpito dalla poliomielite, dovette allontanarsi dalla militanza politica. Eh, Eleanor, però, non si limitò ad essere eh, colei che parlava a nome di, ma dimostrò la sua grande capacità di impadronire dei meccanismi della vita partitica per volgerli a, a favore di un'agenda politica che doveva eh, favorire la rappresentanza delle donne e il ruolo eh, delle donne all'interno del partito. Eleanor sembrava avere un istinto naturale per la politica, come fu detto, una capacità organizzativa che seppe magistralmente mettere a frutto nelle campagne elettorali del 1932 e nel 1936. Quando Franklin Delano Roosevelt venne eletto governatore dello Stato di New York nel 1921, già allora ci fu chi si chiese se Eleanor Roosevelt avrebbe abbandonato tutte le sue attività per diventare First Lady dello Stato. Non lo fece nel 1928, non lo fece neppure nel 1933, anche se aveva vissuto con timore la vittoria di Franklin Delano Roosevelt. In realtà lei capì che la Figura di First Lady, il ruolo di First Lady poteva essere un, un luogo importante per eh, portare avanti quegli interessi che aveva maturato all'interno del network di attivismo femminile. Un ruolo che le avrebbe permesso una agibilità politica eh, e un grado di flessibilità per, per eh, portare avanti i suoi interessi. Eh, Eleanor divenne immediatamente immagine e simbolo del New Deal nel corso dei numerosi viaggi che fece attraverso un paese devastato dalla crisi economica e dimostrò però di nuovo ben presto di non essere soltanto la voce e, e le orecchie del Presidente, ma eh, l'esponente dell'ala più progressista del New Deal, attenta e sensibile alle questioni di giustizia economica e sociale, ai diritti delle donne e dei giovani, ai diritti degli afroamericani e delle minoranze. Eleanor Roosevelt quindi traghettò la figura della First Lady dall'ambito della domesticità a quello certo denso di ostacoli e contraddizioni di un ruolo sempre più pubblico e politicizzato cosa che venne immediatamente percepita dai suoi avversari che l'accusavano di andare oltre i limiti del suo ruolo di ergersi come figura politica anche se nessuno l'aveva eletta grazie anche all'uso sapiente dei media alla presenza sui giornali attraverso le sue Lubriche eh, quotidiane o periodiche, come per esempio My Day. Che iniziò nel 1935 e tenne fino alla sua morte e poi anche attraverso programmi radiofonici e in seguito televisivi, Eleanor cercò quindi di portare avanti i progetti che le stavano più a cuore, la battaglia per l'adesione degli Stati Uniti alla Corte internazionale di giustizia che però si arenò nel 1935, l'estensione alle donne dei programmi di assistenza e di accesso ai lavori pubblici, il finanziamento di progetti come quello di Arthur Dale, un progetto di riqualificazione urbana per le famiglie dei minatori poveri della West Virginia, la legge contro il linciaggio, l'adozione dei programmi a favore dei giovani e l'estensione delle politiche sociali a favore degli afroamericani. Non ultimo poi la sua battaglia a favore della possibilità per gli ebrei perseguitati dal nazismo e dal fascismo di poter approdare negli Stati Uniti, che la portò a scontrarsi con i funzionari del Dipartimento di Stato che non volevano l'allentamento delle maglie dell'immigrazione. Non è eh, quindi inusuale la decisione di Harry Truman, diventato presidente all'indomani della morte di Franklin Delano Roosevelt nel 1945, di nominarla membro della delegazione ufficiale? Che eh, doveva partecipare ai lavori della prima assemblea delle Nazioni Unite che si inaugurò a Londra nel gennaio del 1946. Si apriva quindi una nuova fase nell'attivismo e nell'impegno politico di Eleanor Roosevelt. Assegnata al Comitato 3, che doveva occuparsi delle questioni economiche e sociali, Eleanor in realtà si trovò immediatamente nel, nello scontro che si aprì fra Stati Uniti e Unione Sovietica sulla questione scottante dei rifugiati e soprattutto sul tema della libertà dei rifugiati di decidere se ritornare o meno nei propri paesi di origine. Eh, Eleanor fu nominata eh, presidente della Commissione per i diritti umani e dimostrò la sua abilità di eh, smussare i contrasti con la delegazione sovietica e, eh, e quelli all'interno della Commissione, per arrivare poi all'approvazione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata nel 1948. La difesa delle Nazioni Unite e del loro ruolo all'interno della ridefinizione in senso democratico dell'ordine internazionale costituì il suo impegno privilegiato fino alla sua morte. Per Eleanor le Nazioni Unite erano il solo luogo dove i diversi e contrapposti interessi politici fra le due superpotenze in primis, ma anche fra le na nuove nazioni che stavano uscendo dal colonialismo, avrebbero potuto trovare un canale di comunicazione necessario per evitare un nuovo disastro bellico. Un impegno che tuttavia non la distolse dall'essere sempre presente all'interno delle dinamiche politiche interne come membro autorevole del Partito Democratico e del Liberalismo Nudilista. Fu nel 1947 fra i membri fondatori degli Americans for Democratic Action, appoggiò con forza la candidatura di Edward Stevenson nel 1952 e nel 1956, fu tra le voci più autorevoli e più ferme contro Joseph McCarthy e nel 1960, superando le iniziali perplessità e diffidenze, appoggiò poi la candidatura di John Fitzgerald Kennedy. Eh, per non parlare poi del suo costante sostegno all'attivismo delle donne, del movimento per i diritti civili, eh, del movimento pacifista e di quello antinucleare. Eh, come ho accennato all'inizio, il suo contributo al liberalismo progressista americano si consumò più sul terreno della prassi che non della riflessione teorica. Eh, proprio la sua volontà di mettere in relazione attivismo grassroots e politica istituzionale metteva in evidenza un elemento chiave del liberalismo americano, la tensione fra il bisogno di libertà e quello di ordine, fra le esigenze di una politica basata sul common good e i bisogni individuali. Le sue battaglie politiche esemplificano questa tensione. Non si tratta di una idealista, come spesso viene descritta, ma di una esponente politica che usò nel modo più ampio possibile le armi che le erano concesso o che lei rivendica, la pressione, la capacità di plasmare l'opinione pubblica attraverso i media, il potere di influenza. Eleanor sembrò più del marito riprendere l'esortazione di John Dewey secondo il quale il liberalismo per sopravvivere avrebbe dovuto diventare radicale. Nel 1940, in The Moral Basis of Democracy, Eleanor scriveva se dovessimo essere onesti con noi stessi, oggi riconosceremmo che non è l'idea di democrazia ad aver fallito, ma siamo noi che non l'abbiamo portata avanti. La nostra mancanza di fiducia ha indebolito l'essere umano che deve invece avere una possibilità di vivere perché la democrazia abbia successo. Lo schiavo è ancora con noi e non è detto che il suo colore sia sempre il nero il suo liberalismo si poneva come un'agenda aperta a cogliere le istanze sociali nel tentativo di ricostruire quella great community che la crisi economica e sociale aveva fortemente messo in discussione, ma che a suo avviso continuava a, a mantenere vivi quei germi che avrebbero potuto permettere di rinnovare il tessuto democratico. Per fare questo correva ritornare a una concezione più etica del rapporto fra economia, società e politica. A differenza di ciò che sosterrà l'economista Friedrich von Hayek nel 1944, la strada verso la schiavitù per Eleanor era rappresentata da un sistema minato, da un deficit di diritti e dagli effetti devastanti di una crisi economica che aveva scosso le fondamenta del sogno americano di prosperità, benessere e opportunità. Tuttavia la sua battaglia per l'allargamento delle libertà e dei diritti dovette costantemente scontrarsi con le esigenze della politica e della visione eccezionalista dominante. In primis, la ricerca di unità da parte del Partito Democratico che significava non dover perdere l'ala conservatrice e razzista del Sud, l'uso dell'anticomunismo come strumento di battaglia politica, gli stereotipi razziali che producevano divisioni all'interno del sindacato e delle associazioni libera, lo scontro ideologico nel clima di guerra fredda dopo il 45. Elenor fu una delle esponenti liberal che forza cercò di sottrarsi all'abbraccio mortale provocato dal cortocircuito fra libertà, diritti e sicurezza, affermando la necessità di non rinnegare i principi fondanti della democrazia americana. Non sempre ci riuscì, ma non si sottraeva la necessità di riconoscere il problema, fino a chiedersi negli anni 50, a proposito della politica americana in Asia, che fine stesse facendo il sogno americano.